volume 15, 14 aprile del 23. Tralasciate la prima parte. Figlia diletta della mia volontà, tu devi sapere che quando voglio fare opere grandi, opere a cui tutta l'umana famiglia deve prendere parte sempre che li volesse, è mio solito di accentrare in una sola creatura tutti i beni, tutte le grazie che questa opera contiene, affinché tutti gli altri, come a fonte, possano attingere quel bene quanto ne vogliano. Quando faccio opere individuali do cose limitate. Invece, quando faccio opere che devono servire al bene generale, do cose senza limite. Ciò feci nell'opera della redenzione. Per poter elevare una creatura a concepire un uomo e Dio, dovetti accentrare in lei tutti i beni possibili ed immaginabili. Dovetti elevarla tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. Dovette elevarla tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. E come il mio celeste padre mi generò vergine nel suo seno col germe virginale della sua fecondità eterna, senza opera di donna, ed in questo stesso germe procedette lo Spirito Santo, così la mia celeste mamma, con questo germe eterno, tutto virginale della fecondità paterna, mi concepì nel suo seno vergine senza opera d'uomo. Mamma mia. La Trinità Sacrosanta dovette dare del suo a questa vergine divina per poter concepire me, figlio di Dio. Mai la mia santa mamma poteva concepirmi non avendo lei nessun germe. Ora, siccome lei era della razza umana, questo germe della fecondità eterna diede virtù di concepirlo uomo. E siccome il germe però era divino, nel medesimo tempo mi concepì Dio. E siccome nel generarmi il Padre, nel medesimo tempo procedette lo Spirito Santo, così nel medesimo tempo che generai nel seno della mia mamma, procedette la generazione delle anime. Sicché tutto ciò che ad eterno successe alla Santissima Trinità in cielo ripete nel seno della cara mamma mia. L'opera era grandissima e incalcolabilmente creata. Doveva centrare tutti i beni e anche me stesso per fare che tutti potessero trovare ciò che volevano. Bellissimo. Questa è la teologia della maternità divina di Maria. Sì. Oh, grazie per aver incluso questo passo all'inizio. Come dire, tu hai detto la teologia della maternità divina di Maria. In realtà le verità con la chiarezza, con la semplicità con cui sono espresse qui, sono farebbero proprio rizzare i capelli a qualunque teologo. Quello che ci abbiamo qui davanti, forse non basterebbe tutto il 2014 che è iniziato da qualche ora per vedere questa verità che viene spiegata qui, e che nient'altro che poi la divina maternità di Maria, in che cosa consiste, da cosa viene, e poi l'immagine della Trinità in terra, cioè la Trinità in terra. Tutto ciò che succede ad intra nella Trinità deve succedere anche ad extra. Solo una piccola parentesi, questo passo, se lo si legge, un dottore, uno che ne capisce di teologia, eccetera, resta talmente preso di soprassalto che quasi lo vuole, gli sembra troppo. Tant'è vero che, e questo ho notato, quando iniziai ad avere i libri della Divina Volontà, mi vennero mandati da Osea Cugna i primi 19 volumi, che erano le trascrizioni
che le suore del Divino Zelo avevano fatto, no? Dei primi 19 volumi. Cioè che quando, praticamente quando Luisa li scriveva, il padre Nibale andava da Luisa e diceva: ah, adesso hai finito il numero 5? Me lo porto a Messina. E lui, non c'erano fotocopiatrici, non c'erano cose così, poi lì con i rogazionisti, cioè i ragazzini, gli orfani, avevano messo su una tipografia, eccetera, ma la prima cosa che faceva fare lui, se li leggeva, annotava delle cose e poi andava dietro a Luisa, diceva: ma quel che vuol dire, ma quel che cosa non vuol dire, poi ci metteva il suo Nihil Obstat, poi andava dal vescovo e gli faceva mettere l'imprimatur. Per questo nei primi 19 volumi, che se abbiamo anche il manoscritto originale, possiamo vedere, l'ultimo caso che ha vedato ieri, ho notato nel volume 14, c'è cioè una cosa che aveva aggiunto lui, ci stanno delle piccole cose, piccoli punti interrogativi o cosine che lui segna, eccetera, a mano. Poi alla fine del volume ci sta il suo Nihil Obstat con la sua calligrafia e poi ci sta l'imprimatur con la calligrafia del vescovo. Infatti nell'epistolario che passa tra Luisa e Beato Annibale fino alla morte del padre Annibale, fino al 1926, si tratta sempre di dire: ah, ho finito il volumetto 12, interessante, passo al 13, ho ottenuto l'imprimatur per quello, adesso otterrò... C'è tutto questo carteggio di questo genere. Questo passo qui, per venire al dunque, il padre Annibale l'aveva eliminato proprio. Infatti sono rimasta colpita, perché quando poi mi è stata data la versione di tutti i volumi copiati dall'originale, così come è venuto fuori nel 94 dagli archivi del Vaticano, questo passo del 14 aprile del volume 15 non era incluso nelle copie che il padre Annibale aveva fatto circolare, perché c'era troppo, diceva, qui era una cosa troppo, dice, no, sono verità troppo alte, non si possono comprendere. Anche il povero Annibale, poveraccio, gli si drizzavano i capelli sulla testa, se ce l'aveva i capelli. E quindi la cosa bella è vedere proprio qui questa verità, dove si dice che così come il padre, vergine, il padre, no? Vergine ha generato il verbo. È bello pensare, perché tutti dicono: Madonna, ma allora Dio è donna, Dio è uomo. No! Allora, Dio è donna e uomo, Dio è al di sopra del genere. Noi chiamiamo Dio padre semplicemente perché le caratteristiche dell'amore che Dio ci manifesta come amore paterno sono dominanti e quasi coprono le caratteristiche, le qualità dell'amore di Dio, che sempre amore di Dio è, ma che chiamiamo materno. Allora noi chiamiamo Dio padre, ma non perché Dio non sia anche madre, infatti Dio vergine ha generato il verbo. Lo chiamiamo padre semplicemente perché le proprietà della paternità, per definizione, coprono le proprietà della maternità. Il padre genera, istruisce, protegge, guida e dà tutti i beni di cui possiede al suo legittimo figlio. L'amore materno, come abbiamo letto l'altra volta insieme, la definizione di amore materno è amore eroico, amore che si dilegua, amore che si amore nascosto, amore che si contenta di dar la vita pur di alimentare il proprio generato. Quindi, per definizione, l'amore materno, che è la parte più sublime dell'amore di Dio verso le creature, è talmente sublime che si nasconde dietro l'amore paterno. Allora Dio, per poterci far conoscere questa sua caratteristica, che amore nascosto, amore tenero, amore che si eclissa, amore che si sviscera per il proprio nato, per la propria creatura, per poterci farci conoscere queste proprietà, le ha dovute quasi distillare da sé
staccare da sé, come non staccare da sé, diciamo le adute, come dire, definire da sé e deporle in una creatura. Per cui l'amore di Dio che ci ama con amore materno, queste caratteristiche di amore materno sono l'amore di Dio deposto in Maria Santissima. Quindi chi è che ci ama con amore materno? Quest'amore materno che Maria Santissima si trova per Gesù e per tutti noi, ma se l'è inventato lei, è un amore umano? Certo che no, è l'amore di Dio che si chiama amore materno, che è una parte dell'amore di Dio che lui, la divina paternità, ha depositato in una creatura, proprio per farcelo conoscere. Infatti chi è che ci ama nascosto con amore materno dietro Maria Santissima? Dio Padre. Ci vuole questa è la non so se riesco a spiegarmi, è una cosa sublime. È Dio Padre che per amarci e farci conoscere il suo amore materno lo depone in una creatura e si nasconde dietro quella creatura per amarci con quell'amore materno. Perché si dice, abbiamo visto alla televisione un programma l'altra sera sui papi, sulla donna, tutte quelle storie del potere, il concilio, le donne che non contano niente nella chiesa, bla bla bla, eccetera. Non so come andrà a finire nei secoli, no? Il concilio e tutte queste cose qua, ma nella divina volontà, nella verità, possiamo dire che la maternità è l'amore più sublime, l'amore materno è l'amore più sublime di Dio nei confronti delle creature, tanto sublime che si nasconde, si eclissa all'interno di proprietà più forti del suo amore, che sono chiamate paterne. E quindi vediamo noi se la donna non ha dignità nella creazione o altro. La donna è la creatura più bella che Dio ha creato, tant'è vero che ha deposto la sua paternità divina in una donna, e così come lui, il padre vergine, ha generato, che bello, il padre vergine dal suo grembo genera il verbo, allo stesso modo nostra Madre Santissima, in cui è depositata la paternità di Dio, lei vergine, senza opera di nessun'altra creatura, vergine, genera il verbo incarnato. E così tutto quello che il padre fa al verbo, Maria Santissima fa al verbo incarnato. Per questo, così come nelle scritture leggiamo che Gesù dice: io non sono mai solo, ma il Padre è sempre con me. Sono Giovanni al capitolo 2:8, non riesco a citarle a memoria, ma dicono: io faccio soltanto quello che vedo il Padre fare, dico soltanto quello che il Padre mi dice e fa. Questo è il concetto. Lo stesso modo Gesù, verbo incarnato, fa tutto quello che viene generato in Maria Santissima. Ogni pena, non è che i Vangeli, le pene, tutte le cose che Gesù ha fatto sono tutte generate in Maria Santissima. Questa è la maternità, questa è la verità che poi viene definita in quel modo romantico che manco mi piace tanto, il fatto che quei due cuori, il cuore sacro, il cuore immacolato, stanno i cuori che sono in uno, che battono di uno stesso palpo. Qua si tratta di una maternità di Maria che, così come il padre genera il verbo e il verbo non fa niente, non dice niente, il verbo è la rivelazione del padre, allo stesso modo tutto quello che dice, fa, soffre, sente Gesù, prima è generato dentro di Maria e poi lo fa il verbo incarnato, perché la paternità del verbo è depositata in Maria e viene chiamata maternità divina. Tant'è vero che pure il crocifiggilo viene generato in Maria. Tant'è vero che, per fare un altro esempio di una frase che troppo forte era stata nascosta nel libro della Vergine Maria, cioè quella frase che dice: l'avrei sacrificato con le mie stesse mani, se, non so se vi ricordate quella frase che troviamo, se la volontà divina così avesse voluto. Maria Santissima era disposta, come Abramo, a stendere Gesù su un pagliericcio e a sgozzarlo, se così era
avesse voluto, e così ha fatto, perché il crucifige è generato in Maria. E lei, e Maria sentiva con dolore infinito dentro di lei rimbombare, e Gesù lo sentiva: crocifiggilo, figlio mio, ti voglio morto e morto crocifisso. Così per ogni altro atto di Gesù. Proprio per questo i Vangeli, i miracoli, le parabole, la redenzione, tutto è depositato dentro di Maria. E se a livello umano, nello spazio e nel tempo, possiamo immaginarci che Gesù, prima che facesse la sua vita pubblica, si mette nella stanzetta con Maria e dice: sai mamma, parlerò di questa parabola, paragonerò il regno di Dio al seme di mostarda, e parlerò della pecorella. E a me piace pensare che più che dirgliele di fatto, che Maria se le sapeva, Maria se le sentiva generare in sé, aveva dentro di sé la generazione di quei Vangeli, per cui senza stare lì presente, perché spesse volte era lontana, stava nella casetta di Nazareth quando Gesù peregrinava per la Giudea e la Galilea, questi Vangeli, queste parole, questi miracoli si generavano in Maria, lei, e Gesù li faceva. E per questo poi, quando Gesù è andato via, ha lasciato tutto depositato in Maria, perché l'atto generante di tutta la sua vita e di tutti i suoi atti era in Maria Santissima. Ora è bello, questo ci dice, no, la teologia della maternità divina di Maria. E poi c'è un'altra cosa, dice: così come dal Padre che genera il Verbo procede lo Spirito Santo, così dalla maternità divina di Maria, che genera il Verbo incarnato, procedette la generazione delle anime. Quindi l'immagine della Trinità in terra si deve completare. Lo Spirito Santo, la procedenza dello Spirito Santo in terra, non è altro che noi, che siamo la generazione delle anime che vivono nella divina volontà. Tant'è vero che nel volume 15, quando Gesù dice a Luisa: io devo fare la Trinità in terra, allora il Padre ci sta, perché la paternità del Padre è stata depositata in Maria, quindi il Padre è depositato in Maria Santissima. Il Figlio ci sta, ovviamente, perché il Verbo si è incarnato e sono io, e lo Spirito Santo, puntini puntini, lui sa fa, sì, è vero, chissà chi è sto Spirito Santo. E Gesù le dice, faccio per parifrasi, non è che il quote, dice: ma che fai, la finta tonta, non hai ancora capito, sei tu, io. Sì, perché la procedenza dello Spirito Santo non è altro che il frutto del procedere degli atti di Maria e di Gesù. E le correnti di amore che passano tra il Padre e il Verbo, le correnti di amore che passano tra Gesù e Maria, fanno procedere la lunga generazione dei figli della luce, che è Luisa e tutti noi, che è la promessa compiuta di una progenie pura, di una progenie immacolata. Il primo sì del mio Fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma, ed ho potenza del suo Fiat nel mio volere. Non appena il Fiat divino si incontrò col Fiat della mia mamma, se ne fecero uno solo. Il mio Fiat la innalzò, la divinizzò, la adombrò, e senza opera umana concepì me, figlio di Dio. Nel solo mio Fiat poteva concepirmi. Il mio Fiat le comunicò l'immensità, l'infinità, la fecondità in modo divino, e perciò potette restare concepito in essa l'immenso, l'eterno, l'infinito. Non appena disse Fiat mi, non solo si impossessò di me, ma adombrò insieme tutte le creature, tutte le cose create. Sentiva tutte le vite delle creature in sé, ed allora incominciò a farla da madre e da regina di tutti. Quanti portenti non contiene questo sì della mia mamma?
se li volesse dire tutti, non finiresti mai di sentirli. La mia mamma voleva dire una cosa. Sì? Mi viene in mente il momento in cui Gesù sulla croce affida Giovanni alla mamma, dice: ecco la tua mamma. E dico, ci sarà un motivo speciale, particolare, per cui proprio a Giovanni, l'unico che ha seguito la mamma e Gesù fin sotto la croce, è come se dovessimo prendere ad esempio, per essere veri figli degni di questa madre così grande, così infinita, così potente, ad esempio Giovanni era Maria è mamma di tutti, anche dei peccatori, però ecco, non tutti la riconoscono, non tutti la conoscono, molti la disprezzano. E allora Giovanni perché è stato scelto? Io penso proprio perché era l'apostolo più giovane, nel senso di più ingenuo, più candido, più fanciullo. E allora penso che noi dovremmo sentirci veramente figli degni di Maria, meritare questo suo amore, questa grazia infinita, questo dono immenso che Dio ci fa dandocela per madre, solo se diventiamo piccoli come bambini, come dice Gesù, solo se acquistiamo quello stesso spirito semplice di Giovanni, come un bambino che dà la mano alla sua mamma e si lascia guidare. Vero. E poi Giovanni intendeva tutto il genere umano. Giovanni eravamo tutti in Giovanni. Per mano della Santissima. Pratica, Giovanni ha lasciato Maria Santissima madre di tutta l'umana famiglia. Infatti, ecco, noi dobbiamo sentirci come Giovanni per essere veramente figli degni di questa madre così grande, come bambini che le diamo la mano e ci lasciamo guidare da lei, perché è lei che ci conduce a Gesù, è lei che ci guida. Mio dolce Gesù, voglio attestarti il mio amore, la mia gratitudine e tutto ciò che la creatura è in dovere di fare per avere tu creata la nostra Regina Mamma Immacolata, la più bella, la più santa, un portento di grazia, accogliendo a tutti i doni e facendola anche la nostra madre. E questo lo faccio a nome delle creature passate, presenti e future. Voglio prendere a volo ciascuna di creatura, parola, pensiero, palpito, passo, e di ciascuno di essi dirti: ti amo, ti benedico, ti adoro per tutto ciò che hai fatto alla tua e mia celeste mamma. Sovrana Regina, vivendo nella divina volontà, ti chiedo per me e per tutti la tua santa benedizione. Scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e li converta, sopra gli afflitti e li consoli, sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene, e sulle anime purganti e smorsi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia segno di eterna salvezza a tutte le anime. Nella divina volontà, Maria Santissima ci benedica, ci preservi da ogni male e pronuncia in noi il suo fiat. Regina del divino volere, prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina. Volume 21, 8 aprile del 27, leggiamo soltanto un brano centrale. La celeste signora, la sovrana imperatrice, la celeste signora, la sovrana imperatrice, l'Immacolata,
la senza macchia, la mia madre, la madre mia. Essa non era simbolo né figura, non era simbolo né figura, ma la realtà, la vera vita, la prima figlia privilegiata della mia volontà. Ed io guardavo nella regina del cielo le generazioni dei figli del regno mio. Era la prima impareggiabile creatura che possedeva integra la vita del volere supremo. E perciò meritò di concepire il Verbo eterno e maturare nel suo cuore materno la generazione dei figli dell'eterno Fiat. Poi venne la mia stessa vita in cui veniva stabilito il regno che dovevano possedere questi figli fortunati. Leggiamo nel libro della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, ventesimo giorno, la lezione di Città Maria Santissima, la Regina. Mia cara figlia, voglio dirti che sono madre di Gesù. Le mie gioie sono infinite. Mari di felicità mi inondano. Io posso dire, sono madre di Gesù. La sua creatura, la sua ancella, è madre di Gesù. E solo al Fiat lo debbo, sulle giorni. Esso mi rese piena di grazia, preparò la degna abitazione al mio creatore. Perciò gloria sia sempre, onore, ringraziamento al Fiat Supremo. Ora ascoltami, figlia del mio cuore. Non appena fu formata con la potenza del Fiat Supremo la piccola umanità di Gesù nel mio seno, il sole del Verbo Eterno si incarnò in essa. Io avevo il mio cielo, formato dal Fiat tutto tempestato di stelle fulgidissime, che scintillavano gioie, beatitudine, armonie di bellezza divine. Ed il sole del Verbo Eterno, sfolgorante di luce inaccessibile, venne a prendere il suo posto dentro di questo cielo, nascosto nella sua piccola umanità. E non potendolo contenere, il centro di questo sole stava in essa, ma la sua luce straripava fuori, e investendo cielo e terra, giungeva ad ogni cuore, e col suo picchio di luce bussava a ciascuna creatura, e con voce di luce penetrante diceva loro: figli miei, apritemi, datemi il posto nel vostro cuore. Sono sceso dal cielo in terra per formare in ciascuno di voi la mia vita. La mia madre è il centro dove risiedo, bella cosissima, la mia madre è il centro dove risiedo. E tutti i miei figli saranno la circonferenza dove voglio formare tante mie vite per quanti figli ci sono. E la luce picchiava e ripicchiava senza mai cessare. E la piccola umanità di Gesù gemeva, piangeva, spasimava. E dentro di quella luce, che giungeva nei cuori, faceva scorrere le sue lacrime, i suoi gemiti e i suoi spasimi d'amore e di dolore. Or tu devi sapere che la tua mamma incominciò una nuova vita. Io ero a giorno di tutto ciò che faceva il figlio mio. Lo vedevo divorato da mari di fiamme d'amore. Ogni suo palpito, respiro e pena erano mari d'amore che sprigionava, con cui involgeva tutte le creature per farle sue, a forza d'amore e di dolore. Perché tu devi sapere che, come fu concepita la sua piccola umanità, concepì tutte le pene che doveva soffrire fino all'ultimo della sua vita. Racchiuse in se stesso tutte le anime, perché come Dio nessuno gli poteva sfuggire. La sua immensità racchiudeva tutte le creature, la sua onniveggenza gliele faceva tutte presenti. Quindi il mio Gesù, il mio figlio, sentiva il peso e il fardello di tutti i peccati di ciascuna creatura. Quindi c'era il grembo di sua madre, lo sentiva il peso dei nostri peccati. Ed io, la tua mamma, lo seguivo in tutto e sentii nel mio materno cuore la nuova generazione delle pene del mio figlio e la nuova generazione di tutte le anime,
che come madre dovevo generare insieme con Gesù alla grazia, alla luce e alla vita novella che il mio caro figlio venne a portare sulla terra. Ho un po' di domande, posso? No, la prima, l'ultima cosa che hai scritto è che hai scritto qui, proprio diciamo a conferma, a uno strato ancora che ci conferma quanto si diceva prima, no? Dove dentro di lei, nel suo cuore, aveva la generazione delle pene del mio Gesù. Quindi è dal suo cuore che venivano generate, e non solo la generazione del pene di Gesù, insieme a quella la generazione di tutte le anime. Di questo è una riflessione che si attacca a quello che dicevamo prima, no? Di che tutto Gesù e tutti gli atti di Gesù, prima che Gesù faccia questi atti, sono generati in Maria, così come il Verbo è generato dal Padre. Poi una domanda, perché alcuni punti sono in grassetto, alcuni sottolineati? Sono curiosa che magari chi l'ha preparato aveva dei punti chiave, delle riflessioni. No, erano le cose che ci parevano più importanti, più da tenere a mente, più da rifletterci di più sotto. Sì, per esempio, no, perché quando c'è una sottolineatura, allora chi legge è portato a capire, oh, qua ci deve essere qualcosa di speciale. E mi era colpito, perché era sottolineato, non appena fu formata con la potenza del Fiat Supremo la piccola umanità di Gesù nel mio seno, il sole del Verbo Eterno si incarnò in essa. L'umanità di Gesù non è mai stata senza la divinità, cioè nell'istante, nel nanosecondo in cui l'umanità di Gesù si è incarnata, ossia il piccolo germe va nell'uovo di Maria per potenza dello Spirito Santo, in quello stesso momento il Verbo si incarna, cioè la divinità si incarna, nel senso che il vero uomo non è mai stato senza il vero Dio. Nel vero istante in cui Gesù si incarna come vero uomo in Maria Santissima per l'umanità sua, e vero Dio in virtù della sua divinità. E questo vale pure per Maria, appena fu concepita, subito ha iniziato a operare la divinità. È bellissimo, sì. Sì, è bello, proprio quello che dicevamo qualche settimana fa, no? Tutti quei passi che noi leggiamo, che sembrano delle sequenze temporali, nell'Immacolato Concepimento di Maria, i primi sei giorni, in realtà è un unico atto. Nel momento in cui si forma, viene fatto il suo concepimento, in quello stesso momento lei riceve ragione divina, in quello stesso momento i mari si riversano intorno e dentro quel seme, in quello stesso momento lei si rende conto della sorte del genere umano, soffre la prova, passa la prova, ottiene il possesso, come dice Leonardo, e comincia ad operare nella divina volontà, perché fa il suo primo atto, che è la sua prima adorazione nella divina volontà, dopo aver dato, diciamo dopo, ma allo stesso istante, avendo offerto la sua volontà umana in sacrificio perenne a quella divina. Ma invece Adamo è stato già creato adulto. Sì, cioè non risulta dalla scrittura che è stato creato bambino. Sì, Adamo è stato creato nella sua statura perfetta. E interessa, mamma mia, questo apre un filo di riflessioni enormi, perché vedi, non lo so, io posso sbagliarmi, però anche alla luce degli scritti di Maria Valtorta,
Lui esce da quel sonno profondo. Dal volume 24 leggiamo che Dio non ha occhi, però vede tutto. Non ha mani, però opera. Non ha respiro, però respira, soffia costantemente. Allora, il distillato naturale di tutte queste sue doti lo distilla nella natura umana. È come se questo alambicco divino fa venire fuori questa goccia e la forma con le sue stesse mani, quindi stira le ossa di Adamo, gli mette i tendini, gli mette i muscoli, lo copre con la pelle, gli tocca la fronte e gli mette quelle due stelle che sono gli occhi, come fossero ogni queste cose naturali del corpo, fossero un distillato delle qualità divine. È come dire l'operare delle mani, il moto dei passi, l'opera va dove va il passo, quindi le mani e i piedi che si muovono allo stesso momento. Io spesso volte mi dico: ma perché l'uomo è fatto così e non colà? Se l'uomo è fatto così è proprio perché, se noi ci immaginiamo, non poteva essere più perfetto il corpo umano, perché è un distillato delle qualità di Dio. Allora, tornando a quello che diceva Leonardo, perché è stato fatto, e lui poi gli è stata soffiata la vita, e quindi con il respiro, e poi gli è stata soffiato con l'alito divino la divina volontà, e insieme alla divina volontà come vita di Adamo, che è il dono soprannaturale, Adamo riceveva come corollario di conseguenza anche i doni preternaturali, che erano la sua immortalità, la sua immunità da ogni malattia, la sua integrità ad ogni forma di male o di peccato, di cosa non pura, e la sua scienza infusa. Allora, in realtà, quello che Dio aveva chiesto ad Adamo era proprio quello, dice qui: questo è l'albero della conoscenza del bene e del male. Tu hai accesso all'albero della vita. L'albero della vita è l'umanità di Cristo, che poi si ritrova anche nel libro dell'Apocalisse. Quello che aveva tenuto nascosto ad Adamo era proprio il mistero della procreazione. Per questo lui è nato, non è stato procreato, è nato. E questo è quanto ripete Maria Valtorta, ed è interessantissimo, nel senso che, così come in un'estasi d'amore Adamo si è svegliato da questa estasi di amore e si è trovato figlio ed ha amato il suo creatore, suo padre, allo stesso modo, in un'estasi, in un sopore tutto divino, dall'unione dell'uomo con la donna, doveva moltiplicarsi la specie. Proprio il peccato originale è proprio questo: aver voluto indagare il mistero della procreazione, quasi appropriarsi di quel mistero, non il mistero della procreazione. Quindi il peccato della carne è il peccato originale, è il peccato della carne, sfortunatamente. Ma dove sta scritto? Dove sta scritto? Brava Valentina, vuole le prove. Sì. Vai benissimo, no. Sta scritto in molti, in volumi di varie avventure. Tu non devi credere a quello che ti sto dicendo. Basta, io ti ringrazio per il No, scusa, Marina, il peccato originale è stato la disobbedienza, poi da là sono nati tutto. Sì, è stata la disobbedienza, è vero. E poi appunto la disobbedienza in che cosa è costituita? Proprio nel non stare lontano da quell'albero della conoscenza del bene e del male. Che era una prova, perché come dice Maria Santissima, la prova è la bandiera che dice vittoria, la prova
assicura tutti i beni che Dio vuole darci. La prova matura l'anima ad acquisti di grandi conquiste. Oh, com'è bello poter dire: io ti ho amato e tu mi hai amato, ma senza della prova non si può dire giammai. Quindi pure Adamo, per giustizia divina, aveva ricevuto tutto, ma doveva avere una prova. Lui, povero allocco, è stato perdonato perché non aveva conoscenza, non aveva, era un ingenuo. Però pure è caduto nella trappola del, diciamo, del serpente. E la prova conosceva proprio nel dire: tu hai tutto a disposizione, hai la conoscenza, hai la scienza infusa. Non soltanto hai la scienza infusa dell'amore divino, delle qualità divine, di tutto quello e di tutto quello che Dio ha messo in ogni cosa creata, ma una volta vivo Adamo, una volta che si muoveva con le mani, con i piedi, con lo sguardo, lui andava a far combaciare, ad arricchire questa sua scienza infusa con la conoscenza esperienziale di tutto quello che già conosceva in sé come dono soprannaturale, nel senso che il suo rapporto con il creato non era altro che provare effettivamente, altro che fede, lo provava, lo toccava, lo vedeva, lo sentiva, tutto quello che tutto l'amore di Dio in tutte le forme possibili e immaginabili. L'amore di Dio chiamato sole, l'amore di Dio chiamato stella, l'amore di Dio chiamato fiore. Infatti era lui che dava i nomi alle cose create. Dare i nomi alle cose create vuol dire riconoscere una cosa, possedere una cosa, appropriarsi della sostanza di un oggetto. Nella tradizione biblica dare il nome vuol dire possedere, dominare. E quindi quando Adamo nominava tutte le cose create vuol dire che lui le dominava, vuol dire che lui conosceva e riceveva nella maniera completa, intellettuale, spirituale, sensoriale, tutto l'amore, le grazie, le conoscenze che gli piombavano addosso come una cascata infinita di amore di Dio da ogni cosa creata. Poverino, stava come sotto le cascate del Niagara, come si doveva muovere quel poveraccio? Eppure gli era stato detto, in mezzo a tutto questo, in questa cascata del Niagara, lascia stare quella cascatina lì, non ti avvicinare. E lui, questo ecco, era l'ubbidienza, no? Quindi ha chiesto un'ubbidienza piccolina, gli è stata chiesta. Infatti, povero Adamo non avrebbe mai disubbidito, in un certo senso. Il nemico non aveva possibilità di scalfire Adamo, perché Adamo era preso in un'estasi costante. Era sempre raccolto in Dio, era completamente, come dire, stai sotto le cascate del Niagara e ricevi continuamente nuova conoscenza, nuova grazia, nuovo amore. Era in continua estasi e dominava le cose create di fronte a lui. Gli era stata data una compagna, come Dio dice, non è bene per l'uomo essere da solo. Era una sorta di eco di Dio che aveva detto: non è buono per Dio essere da solo, creiamo l'uomo. Allo stesso tempo non è bello per l'uomo essere da solo, chiamiamogli una compagna. Allora la pienezza dei beni e del dono della divina volontà l'aveva avuto Adamo, così come ogni opera divina si fa con una creazione prima, con una sola creatura, e poi questo è il modo di operare divino, e poi si dà a tutte le creature, così come il Verbo si è incarnato una volta, così come c'è solo una Maria Santissima, così l'uomo è stato creato il padre di tutte le generazioni, Adamo, non sono Adamo ed Eva, è Adamo. Allora Adamo doveva cominciare a trasmettere tutto quello che aveva ricevuto con Eva, non tanto come sposo d'Eva, tanto come padre, come istruttore, come dolce padre, come dolce amico, come dolce guida. Doveva cominciare proprio da lei a trasmettere tutti questi doni preternaturali, quindi anche la divina volontà come vita, a tutte le umane generazioni, a cominciare da Eva. Quindi il sornione serpente, nella sua furbizia insuperabile per noi allocchi, ha
capito che non poteva sconfiggere Adamo direttamente, ma l'ha preso dalla sua parte debole. Infatti Adamo, cioè Eva non era ancora, Eva era colei che veniva istruita, che veniva riceveva gli insegnamenti, riceveva da Adamo la trasmissione di tutti i beni che Dio gli aveva dato. Quindi Eva era più vulnerabile. E quindi il serpente, sappiamo che è andato da Eva a dirgli: ma sai tu che potete, voi potete essere come Dio? Eh? Non lo sai, guarda che il frutto sta qui, ma lo sai che voi potete, non lo so, dico qualcosa, creare la vita, eccetera, eccetera. Allora lei ha sentito, ha morso e è andato a porre il... la questione ad Adamo, che pure il peccato di originale non è il peccato di Adamo ed Eva, non è il peccato di Eva, è il peccato di Adamo. Infatti, dice il volume 18, anche se Eva avesse peccato, ma Adamo l'avesse corretta, l'avesse fermata. Se si fosse ricordato che io l'amavo, lui mi avrebbe riamato e avrebbe corretto Eva. Sì. Bellissimo. Infatti, il peccato originale consiste in questo: che Adamo si dimenticò che io lo amavo. In questa frase, io mi dimentico che Dio mi ama, c'è il concorso di tutte e tre le potenze dell'anima, c'è l'intelletto, la memoria e la volontà. Però con la volontà è il peccato. Certamente, però con il concorso dell'intelletto, sì, e della memoria, perché lui volontariamente si dimenticò, nel senso che volontariamente distolse per un nanosecondo lo sguardo da Dio, quindi volle per un nanosecondo dimenticarsi di che cosa? Di una cosa che il suo intelletto conosceva, non solo conosceva ma sperimentava tangibilmente, che Dio lo amava. Quindi il peccato originale, come giustamente dice Leonardo, citato perfettamente dai volumi, è che egli volle dimenticarsi che gli lo amavo. E quindi c'è il peccato ovviamente commesso dalla volontà, libera volontà intelligente, con il concorso delle potenze dell'anima, della memoria e dell'intelletto. Allora lui bastò questo, cioè lui preso in Dio, Eva con il frutto di questa conoscenza strana da lei acquisita, per un nanosecondo Eva chiama Adamo, lui anziché tenere fisso lo sguardo in Dio e fare un cenno ad Eva, lui per un nanosecondo ha distolto il suo sguardo di Dio e ha guardato Eva, l'ha guardata per un nanosecondo e lì ha voluto, in un certo senso, ha disobbedito, perché ha ceduto a quella chiamata che per lui era, in un certo senso, non si rendeva conto. Per questo Dio è stato così misericordioso con Adamo, immediatamente ha promesso la redenzione, per quanto l'offesa era stata grande, perché lui gli aveva dato tutto, gli aveva dato lo stato di divinità per grazia, come a Maria Santissima, quello che Dio è per natura. Maria Santissima è per grazia, quello che Dio è per natura. Adamo innocente era per grazia, quindi gli doveva tutto, gli aveva chiesto soltanto di non distogliere lo sguardo, di non andare a guardare in quella cascatina come segno di prova. L'amore assoluto non è amore assoluto se non c'è la prova. Allora questa prova è proprio questa conoscenza, questa che veniva appunto da Eva, non direttamente dal maligno, perché Eva era il punto debole di Adamo, Eva era la sua piccola, la sua pupilla, la sua studentessa, la sua figliola, la sua compagna, e forse l'ha scoperta come la metà in un atto che Dio non voleva conoscesse, perché la precreazione doveva forse compiersi in uno stupore di estasi, ma non carnale, sebbene divina, un atto assolutamente di una assoluta altezza. Pertanto in uno stupore di estasi l'uomo e la donna dovevano trovarsi padre e madre.
E questo, ovviamente, non credete a me, c'è scritto in Maria Valtorta. Qualcuno, se vuole, se lo può andare a approfondire, ma a me lo chiarisce molto, ahimè, profondamente. E quindi questo che risponde alla domanda perché è stato creato adulto. Certo. Sì. È vero che si nutriva di luce perché era luce, eccetera, però. Ma il mangiare, non aveva bisogno, mangiava così per divertimento, però non aveva bisogno di necessità. Mangiava amore di Dio, mangiava tutto, trovava, mangiava nei frutti materialmente, esperienzialmente con i suoi sensi, conosceva, diceva nel volume 18, Adamo conosceva le proprietà di tutte le erbe, sapeva i benefici di tutto, altro che erborista. Adamo dire che mangiavano proprio realmente, quindi non solo spiritualmente. No, mangiava realmente, quindi... come abbiamo detto all'inizio, alla sua conoscenza infusa con i suoi atti nel paradiso terrestre, i suoi atti come creatura umana fatti nella divina volontà, quindi con il corpo e con l'anima, lui aggiungeva la conoscenza esperienziale di ciò che già conosceva per scienza infusa. E quindi come se non mangiava, guardava, toccava, fabbricava, godeva di tutto. Scusate se ho portato delle riflessioni che non erano importanti, chiedo scusa. No, la riflessione era venuta semplicemente alla domanda di Leonardo che diceva perché è stato creato adulto. Da quello, nella logica e nella conoscenza, siamo arrivati alla colpa originale. No, ma giustamente, come vuole dire. No, certamente è giusto. Infatti è importante che ci fermiamo sempre all'essenza e che ognuno, se, come e quando vuole, deve approfondire personalmente se ha dei quesiti. Se non li ha, appunto, ma come diceva Valentina, giustamente, la cosa importante è l'essenza e fermarsi all'essenza della verità della divina volontà. Grazie.